Un chiarimento dell'ANSA al volo, agenzia ANSA, poi abbiamo altre due domande qui, scusa. Un chiarimento con il tempo, io ho capito, se ho capito bene, la signora diceva sono sessuati ma sono sessuofobi. Ho capito male? No, l'ANSA non deve scrivere sessuofobi. No. Cancelliere non tenga conto della. Non l'ha detto, Non l'ha detto. No, hai detto questo. Scusi. No, c'era un equivoco, giusto chiarire, grazie. Altra domanda? No, forse Benedetto deve rispondere, vero? Benedetto deve ancora rispondere ancora a quella domanda, grazie. Por supuesto, trabajamos con Cristian Molina, el director, y con Valerí yo la conocía ya de verla en programas de televisión y ya sabía bastante sobre su vida. Y una cosa importante que me dijeron, en la que coincidieron Cristian y Valerí, era que no debía imitarla a ella, su forma de hablar en la película, la película en el idioma original. No hablo con acento francés cuando hablo español, porque no quería hacer una imitación o una deforma, sino buscar más la esencia del personaje, más un tema de energía. Y hablé mucho con ella sobre cómo veía las cosas, pero no me hizo falta mucha información porque ya la conocía bastante. Y para la película yo creo que era interesante cómo ella cuenta en su libro, ir descubriendo, ir viviendo esas experiencias. Io ho lavorato sì con il regista Cristian Molina e con Valerì. In realtà Valerì però già la conoscevo da precedenti esperienze per aver ascoltato molti suoi programmi alla televisione e sapevo quindi anche molto della sua esperienza di vita, ma sia il regista Cristian Molina che Valerì erano d'accordo sul fatto che io non dovevo assolutamente imitare la scrittrice e per questo ad esempio non ho voluto parlare spagnolo con l'accento francese, proprio perché non si trattava di... non si voleva assolutamente né imitarla né deformare in qualche modo quella che era la sua figura. Invece quello che sì ci eravamo proposti, d'accordo noi tre, era di arrivare a comunicare l'essenza del personaggio. Per questo ho parlato molto con Valerì, ma in realtà non c'è stato bisogno di acquisire troppe informazioni. Posso? Grazie allora. Ci sono tre domande. Prima, poi la seconda di Federico Montini e la terza qui. Allora, io Bertolo Frigio, proiezioni mentali. Guardate, io che scrivo sul sito internet, la prima cosa che mi ha detto la mia capo redattrice, fai il video perché la parola infomane quando verrà cercata su Google farà tanti accessi. Quindi la mia domanda è proprio questa, cioè il fatto che magari sia stato completamente travisato, diciamo anche nel senso, lei lo ha spiegato, lo ha detto, il fatto che ancora adesso tutte le persone non riescono ad accettare questo. Una mia amica ieri all'università, sapendo andavo a vedere questo film, mi ha detto scriverai l'articolo diario di un satiro, prendendomi in giro. Quindi non c'è proprio un problema di accettazione, cioè di mancanza di educazione sessuale, quindi proprio un'opinione a riguardo. Anche il fatto di tutta la pornografia che invece abbiamo su internet. Che ne pensa invece che tredicenni vedono veramente di tutto, ma proprio di tutto? Bien, muchas gracias por la pregunta. La palabra ninfómane significa en el diccionario furor uterino, me hace reír mucho. En la película el director ha guardado una frase mía que yo siempre he explicado, es que para mí la ninfomanía no existe. La ninfomanía es un invento del hombre para controlar el deseo femenino. Obviamente cuando se pregunta el equivalente masculino, nadie sabe contestar. El equivalente masculino es satiriasis, como bien ha dicho usted, sátiro. Pero no tiene la misma connotación peyorativa. Al contrario, no se habla nunca de satiriasis ni de sátiro, sino que se habla de un macho man o un hombre que tiene mucho éxito en la vida y que tiene mucho éxito social, incluso diría yo. De hecho, vamos haciendo una mezcla increíble. Yo siempre... perdón, voy a dejar traducir.
Molte grazie per questa domanda. In realtà la parola linfoma, avvicinati un attimo ancora meglio il microfono, ti ringrazio. Sì, la parola linfoma nel vocabolario viene spiegata come furore uterino, è una definizione che mi fa ridere molto in realtà. Nel film il regista ha conservato una frase che io ho detto ho scritto nel mio libro, ed è che la linfomania non esiste, l'infomania è un'invenzione dell'uomo per controllare il desiderio della donna. In effetti se si va a cercare un equivalente per il sesso maschile viene utilizzato un altro termine, satiriasis è in spagnolo, satiro. Anche in italiano satiriasis. Satiriasis è il sostantivo. Viene utilizzato il termine satiro, ma non ha assolutamente il senso peggiorativo che invece ha il termine femminile. Anzi, invece di dire che l'uomo è un satiro, si dice che l'uomo è un macho man, che è un uomo che è sicuramente ha molto successo sociale, se è un uomo di questo tipo. E también quisiera añadir una cosa. Quando definì la linfomania significa furor uterino. Utero si definì antiguamente, la etimologia della parola utero è istera, e curiosamente nel siglo XIX le mujeres histéricas erano mujeres che soffrivano, entre comillas, di un deseo sexual molto elevato. Vorrei anche... los hombres histéricos no, tampoco no se dice. No hay hombre histérico, primero porque etimológicamente no tendría sentido porque no tiene útero. Pero bueno. Volevo soltanto aggiungere che l'infomane appunto ha come definizione furore uterino, e utero anticamente l'etimologia della parola viene da istera, e nel XIX secolo le donne definite isteriche erano donne tra virgolette che soffrivano di un forte desiderio sessuale. Naturalmente non esiste l'uomo isterico in questo senso, perché dal punto di vista etimologico l'uomo non ha un istero, un utero, e quindi non può essere isterico. Abbiamo un esempio in politica di cui sopra, scusate, prego. No, también quería decir que es curioso porque del siglo XIX, a través, por ejemplo, pues, de Kraft Ebing y de su psicopatía sexual, hasta el 2009, pues las cosas han cambiado un poco. È curioso perché in fondo nel XIX secolo con la psicopatia sessuale di Kraft Ebing, un psichiatra austriaco, 1886, quindi per la precisione, quindi da allora fino al 2009 mi pare di capire che le cose non sono poi cambiate tanto. E credo che abbia un'altra domanda del signor sulla pornografia e internet, vero? Me la potrei ripetere, per favore? Sì, cosa pensa del fatto che molte tredicenni, cioè che molti ragazzini, cioè, teenager, giovani, soprattutto le ragazzine, esatto, o anche ragazzini, insomma, vanno su internet e vedono praticamente tutto quello che vogliono, senza controllo? Questo dicevi, questo chiedevi, no? Sì, ok, esatto. Va bene. También puoi mirare il telediario e vedere lo spettacolo della morte e nadie dice nada. Yo creo que Internet es una gran herramienta, es una gran revolución tecnológica a nivel de la comunicación, pero sí que es verdad que Internet es siempre digo que es una gran biblioteca sin bibliotecario. Anche il telegiornale, nel telegiornale si possono vedere delle cose come lo spettacolo della morte, e che è peor, che è naturalmente peggiore è che il sesso. Del sesso, e nessuno dice assolutamente nulla. Io credo che internet sia un grandissimo strumento. Una grande rivoluzione tecnica, ma come amo definirla io, è una grande biblioteca senza bibliotecari. Entonces, claro, muchas veces el valor de la información no es por la genialidad de la información o por lo bien, la buena información que se da, sino por
la quantità di visite che riceve una pagina web o un blog, hai una democratizzazione dell'opinione che non del conoscimento. E hai un matiz molto importante qui. In realtà, molte volte viene travisato il valore dell'informazione e i siti vengono apprezzati, un blog o una pagina web, in base al numero di visitatori. Cioè, per così dire, secondo me è una democratizzazione delle opinioni e non delle conoscenze.